Valorizzare le ricchezze e le prospettive nel Sannio, in Irpinia e nell'intera regione Campania. È proprio questa la priorità di Filippo Gallinella, presidente nazionale della Commissione Agricoltura, Caccia e Pesca della Camera dei Deputati, che questa mattina ha incontrato allevatori, produttori, imprenditori sanniti per capire le esigenze e portarle al tavolo nazionale per un'eventuale risoluzione. Un confronto poi con i vertici della Camera di Commercio di Benevento, con gli interpreti dello sviluppo del territorio e con Gennaro Masiello, presidente regionale Coldiretti e vicepresidente nazionale. Le parole d'ordine di Gallinella sono filiera, chilometro zero, etichettatura, sburocratizzazione, programmazione agricola e infrastrutture. E sollecitato dai cronisti, proprio sull'alta capacità in Irpinia, il deputato raccoglie le preoccupazioni degli imprenditori rispetto ad un'infrastruttura fondamentale, la cui non realizzazione arrecherebbe sicuramente un danno alla crescita economica di un territorio virtuoso quale l'Irpinia, ma non solo. Un territorio sicuramente altamente produttivo, con alto valore aggiunto, che ha bisogno ovviamente, come tanti altri fattori, di un sostegno politico. Sostegno politico che vada a risolvere problemi strutturali delle infrastrutture, perché chiaramente chi è vocato all'export ha bisogno che i prodotti riescano a uscire dall'Italia con molta velocità. C'è tutta la questione della semplificazione, perché magari ci sono aziende un po' vessate con troppi controlli. Lei ha messo in evidenza chiaramente la sburocratizzazione, sì, di aver capito, ma anche l'esigenza infrastrutturale. Sì. Come è messa l'Irpinia? Perché l'alta capacità è stata messa a pari in discussione, stazioni Irpinia. Questo è stato uno dei dibattiti di questi giorni, perché chiaramente quando si parla di infrastrutture uno ha sempre paura di fare opere inutili. Allora è chiaro che anche volontà del governo, ma il ministro Toninelli l'ha detto, per qualsiasi opera dobbiamo capire costi e benefici, questo è importantissimo. Noi abbiamo esempi, anche confrontandoci appunto con chi esporta, che è più costoso per esempio portare le arance piuttosto che le insalate rispetto ad altri paesi a parità di chilometri, proprio perché magari siamo troppo su gomma, quindi forse una politica del ferro è necessaria, ma anche una politica navale, quindi i porti, quindi sicuramente, visto che sono molti milioni di euro per fare le infrastrutture, scegliere quelle più opportune merita sicuramente una riflessione, quindi ben vengono le discussioni. Io credo che rispetto a un punto piuttosto che altro, un altro punto insomma di partenza di un'infrastruttura per il trasporto, bisogna coinvolgere più attori possibili, perché poi uno deve capire dove bisogna andare. Per questo le riflessioni sono fondamentali. Ma questa stazione Irpinia si farà oppure il governo già ha in mente di non farla? Su questo non le so rispondere, perché io non è la materia della Commissione Agricoltura questa, l'ho preso a discussione in questi giorni, quindi io mi farò carico di una riflessione che gli imprenditori mi hanno detto: attenzione, cerchiamo di ragionare bene sulle opere necessarie, più o meno necessarie, perché noi se no saremo costretti a uscire qui con i prodotti su gomma, e questo sicuramente dal punto di vista competitivo, anche dal punto di vista ambientale, per carità, potrebbe essere un punto di svantaggio, quindi su questo ben vengano le riflessioni e le preoccupazioni.